Endless Love. Anticipazioni. Nasce la figlia di Nian. Lunedì, 22 luglio 2024. Durante la colluttazione tra Kemal ed Emir, un colpo di pistola parte e ferisce Emir. Kemal è convinto di aver assassinato il suo nemico, non consapevole del fatto che Kozkoglu stia ancora respirando. Kemal si costituisce, dichiarando però che si è trattato soltanto di legittima difesa perché Emir ha puntato per primo una pistola contro di lui. Kemal viene comunque arrestato mentre Emir viene soccorso. Si scopre che l'uomo è ancora vivo ma è gravemente ferito e non si sa se riuscirà a riprendersi e quali conseguenze riporterà. Nian è distrutta dal dolore per quello che è successo a Dosan ed attribuisce tutta la responsabilità a Kemal, perché lui aveva portato le prove al commissario Akan che hanno poi portato all'arresto di Ozan. Intanto, Nian fa un'altra scoperta drammatica che le viene riferita da Vildan, che è distrutta dal dolore. Infatti anche Onder ha perso la vita subito dopo aver visto il corpo senza vita del figlio, stroncato improvvisamente da un infarto. Per Nian e Vildan si tratta di un dolore enorme, ed entrambe perdono i propri punti di riferimento all'interno della famiglia. Martedì, 23 luglio 2024. Nian è devastata da ciò che è successo a suo fratello e suo padre. La donna, fuori di sé dal dolore, finisce anche per compromettere la situazione legale di Kemal, andando a parlare con il giudice che ha arrestato Kemal per il ferimento di Emir. Infatti dice al giudice che Kemal sicuramente ha sparato intenzionalmente contro il suo nemico e non si è trattato di legittima difesa come invece ha dichiarato. Questa testimonianza di Nian cambia del tutto la situazione per Kemal e quindi il giudice decide di tenerlo in carcere fino al processo, al contrario di quello che era stato originariamente stabilito. Intanto in questa situazione difficile uno spiraglio di speranza arriva da Leila, che decide di sotterrare l'ascia di guerra con Vildan. Comprendendo che la donna non riesce nemmeno più a parlare ed interagire con gli altri per via del dolore che prova, Leila abbraccia la sorella, invitandola a dimenticare tutto ciò che è successo tra loro e dandole addirittura la possibilità di andare a vivere insieme a lei nella casa che era dei loro genitori. In questo modo Leila vuole evitare che Vildan sia costretta a tornare nella casa, piena di ricordi, in cui fino a poco prima viveva sia con il marito sia con il figlio. Mercoledì, 24 luglio 2024. Zeynep, dopo essere stata messa al corrente di ciò che è successo a Onder e Ozan, si dà alla fuga o almeno così sembra. La ragazza si rifugia in una camera d'albergo ma quando poi le vengono chiesti i documenti, decide di abbandonare in tutta fretta la struttura. La situazione precipita ulteriormente quando degli uomini provano a rubarle una borsa. Questo provoca a Zeynep una brutta caduta e la ragazza inizia ad accusare dei dolori al basso ventre e viene ricoverata urgentemente in ospedale. Lì si scopre che ha avuto un aborto spontaneo e perciò la ragazza viene sottoposta ad un intervento chirurgico per interrompere definitivamente la gravidanza. Per Zeynep si tratta di un colpo molto duro anche perché l'unico modo che aveva per rimanere unita alla famiglia Sezin, dopo la morte di Ozan, era proprio quello di continuare a portare in grembo suo figlio. Emir, intanto, si risveglia dal coma e decide di vendicarsi di Kemal dopo ciò che è successo, visto che ora fatica anche a muovere la gamba. Vildan intanto cerca di sotterrare l'ascia di guerra con Zeynep e le chiede scusa per averla trattata male in passato, ma ora suo figlio è l'unica cosa che le rimane di Ozan. Giovedì, 25 luglio 2024. Emir dà ordine ai suoi scagnozzi di togliere la vita a Kemal in carcere, ma senza successo. In ogni caso però ha intenzione di vendicarsi di lui e per farlo decide di rendergli la vita impossibile dietro le sbarre. Zeynep decide di mentire a Vildan e non le dice di aver perso il bambino che aspettava, nel tentativo di sfruttare la sua gentilezza. Intanto il commissario Akan indaga su ciò che è successo a Ozan ed interroga anche Zeynep, la quale è costretta a rivelare del suo aborto, ma Vildan continua a non essere consapevole della cosa. Le indagini sulla morte di Ozan, che erano in procinto di essere archiviate come un banale suicidio, si complicano molto. Infatti si scopre che il ragazzo non era stato vittima di una banale intossicazione alimentare come era stato detto, bensì di un avvelenamento. Qualcuno quindi potrebbe aver approfittato della situazione per togliere la vita al ragazzo. Intanto Nian annuncia alla stampa di aspettare un bambino che ovviamente è figlio di suo marito Emir.
venerdì 26 luglio 2024. Kemal viene messo in cella di isolamento grazie ai complotti di Emir. Lì riflette sul tradimento di Nian, ma non è convinto che il figlio sia davvero di Emir. Leila però gli toglie ogni dubbio ricordandogli che dopo uno svenimento avevano detto che a Nian che non era incinta, perciò è rimasta incinta solo successivamente, quando ormai stava solo con Emir. Anche questo però non è vero. Casualmente Leila conosce Ayan durante la visita in carcere a Kemal, e l'uomo sembra essere subito affascinato da Leila. Nel frattempo, avviene un salto temporale di un anno. Si scopre che Nian è andata a vivere a Londra ma, soprattutto, la sua gravidanza è già arrivata al termine. Infatti è nata sua figlia, che ha chiamato Denise, e ha deciso di vivere lontana da Emir nonostante non ci sia più Kemal nella sua vita. Emir però è determinato a riportare sua moglie ad Istanbul. Voi che cosa ne pensate? In tutto questo caos che cosa succederà ai due protagonisti? A voi i commenti!